lo so che sembra subito dire un lieve miglioramento, perché rischiava la vita, lieve miglioramento significa che sono aumentate le probabilità che viva. Sono giorni questi in cui ci sono state tante versioni dei fatti, di quanto accaduto. Ecco, ci racconta invece la famiglia che verità conosce? Sì, un gruppo di facinorosi ha assalito un autobus. Mio nipote, che non stava nell'autobus, insieme ad altre persone ha cercato di intervenire e si è trovato a terra. Ha parlato adesso in una breve conferenza anche di altre pistole, di altre persone che hanno sparato. Dalle notizie in nostro possesso, ma tra l'altro confermati dalla Digos, era un comando, e il comando era ancora più numeroso perché nel circolo c'era ancora altra gente che, quando ha visto il precipitare della situazione, è scappata. Tra l'altro io farei un invito, innanzitutto io faccio un invito al Ministro degli Interni, che compia quello che si fa in qualsiasi stato civile, rimuova il questore, e poi faccio un invito, facessero un'analisi tossicologica a questo signore, perché tra le tante informative che abbiamo era strafatto di cocaina. Ecco, lei ha parlato di tante testimonianze, una racconta anche di Ciro, che era lì per soccorrere donne e bambini. Sì, ma tra l'altro in rete c'è la testimonianza di una signora, che è una di quelle che sta nell'autobus e che si è volontariamente presentata a testimoniare, che Ciro ha cercato di difenderli. Dopodiché in questo paese io cerco di difendere un autobus, perché la cosa grave è che questi signori che stavano lì per i blitz hanno prima aspettato che passassero gli ultras e poi sono intervenuti. Quindi non solo premeditato, ma premeditato nei confronti di gente che non si poteva difendere. Sono stati sfortunati perché c'era questo gruppetto che veniva da Scambia che è intervenuto, e quindi sono stati costretti a usare le pistole, che secondo me pensavano di potersela cavare rompendo la testa a qualche bambino, a qualche ragazzo. Ieri il San Paolo e il Napoli hanno dedicato la Coppa della Civiltà. Io ringrazio tutti i tifosi del Napoli per quella bella lezione di civiltà, e vorrei fare un invito non solo ai tifosi ma a tutti i napoletani. Noi sabato alle 16 siamo a Piazza Dante per affermare che c'è una Napoli che è contro l'ombroso. Si possono anche, io non ho tatuaggi, non sono un tifoso, non sono un ultras, ma si può anche avere un brutto aspetto e non essere un delinquente. Noi vogliamo affermare che c'è un'altra Napoli. Molti colleghi vostri li ho portati all'autolavaggio a vedere la mitraglietta che mio nipote usa tutti i giorni. Quando volete vi porto. Poi ho chiesto la mitraglietta per lavare le auto. La mitraglietta per lavare le auto, ovviamente, perché mio nipote è un lavoratore. Poi ho chiesto a tutti voi, appena uscirà da coma, venite in ospedale. Non riprendete lui, tanto già è uscito. Riprendete le mani, i galli di un lavoratore. Senta, ieri una testimonianza d'affetto, dicevamo, ma ha ricevuto anche qualche telefonata da giocatori dirigenti del Napoli? No, è venuto un ex giocatore del Napoli spontaneamente a salutarci, e abbiamo avuto una bellissima telefonata del dottor De Nicola, che in modo privato mi ha chiesto di non dirlo, però io penso che io sono un credente, no? Quando si fa la carità si nasconde la mano. Lui ha fatto questo, proprio perché ha fatto questo io lo dico, si è offerto di darci una mano per il posto operatorio. Lui. Senta, ci ha svelato. Ho detto lui. Perché il resto della società non lo sa. Noi stiamo aspettando qualcuno della questura che ci comunichi che mio nipote è stato ferito, e qualcuno dei Napoli che ci esprima la solidarietà, non la solidarietà quella là che in questi casi serve, quella là spicciola. Come sta Ciro? Io non sono tifoso. Ringrazio Diego Armando Maradona. Sul suo sito ieri è uscito un post che io reputo bellissimo. Napoli Cagliari 3-0, Ciro riprenditi in italiano, spagnolo e inglese. Grazie Diego. Senta, ha reso omaggio a tutti quelli che hanno testimoniato affetto per Ciro, però no, ci dica anche chi è il giocatore che è venuto in forma prima. Guardate, io lo so, mi sembra strano, io sono un'altra generazione, non capisco il dubbio. È un signore che mi hanno detto era un attaccante del Napoli, bravo, ma non so nemmeno chi è, altrimenti l'avrei ringraziato subito. Purtroppo della mia famiglia sono l'unico che sa cos'è il Napoli, ecco, mi vedo anche le partite. Però se mi chiedete, ho scoperto chi era questo ragazzo che gioca con noi, bravissimo, mi hanno detto che prima giocava nella Fiorentina, io non lo sapevo.
mi dispiace per questo calciatore, però non ricordo il suo nome, me l'hanno anche detto. Era... Forse Bagliano? Forse, sì, un ragazzo alto, bellissimo. No, non era Bagliano. Mi dispiace, la Sport... Parliamo anche dell'indirizzo email creato per raccogliere testimonianze. Ciro siamo noi, @libero.it. Chiunque abbia notizie, testimonianze, ce le mandi, noi le gireremo a tutta la stampa che ci sta dando una mano e ringrazio tutti voi per la mano che ci state dando. Perché chiede la rimozione del questore? Ma perché io purtroppo, sa, uno dice abiti a Napoli, o stai con Cutolo o stai con Benedetto Croce. A me mi è capitato di stare con Benedetto Croce, in uno stato civile il questore per molto meno se ne va a casa, poiché purtroppo lui non ha questa sensibilità, come dire, burocratica. Perché Guglielmo d'Asburgo fece la burocrazia per difendere il popolo. Lui, in quanto burocrate, in quanto rappresentante dello Stato, doveva fare una sola cosa: signori, arrivederci. Io ho visto uno spettacolo indecoroso, a porta, un signore che dichiara che il rapporto della Digos c'è un comando, e dice no, ma quello era un pazzo isolato. E poi stava a fianco a una signora, mi dicono, non so se è vero, che era la zia di questo. Ma anche se non era la zia di questo, sicuramente era uno di questo club di amici di Alemanno che abusivamente fanno attività lì. Ma lei chiede la rimozione del questore perché magari non c'è stato il servizio d'ordine? Non c'è stato servizio d'ordine, non c'è stata ambulanza, ci sono state veline passate gravissime. È tuttora ancora il questore, non dice la sua versione. L'unica versione che sappiamo, che fortunatamente ci danno ragione, sono quelle della Digos che continua con qualche imprecisione a dire le cose come stanno. Perché si parla allora solo di Gianni La Carogna e non si parla di quello che è successo all'esterno dello stadio? Forse è molto più grave. Ma perché quello che è successo all'esterno dello stadio bisognerebbe dimettersi, discutere seriamente. Gianni La Carogna è un simbolo, tu prendi a uno, non sa parlare in italiano, sulla maglietta non si capisce cosa vuole dire, c'ha i tatuaggi, ha un fisico possente, spatti il mostro in prima pagina. Un appello, diceva, per fare un unico pool di avvocati anche sì, con gli altri. Sì, io contatterò le altre due famiglie, noi vogliamo fare un grande pool, noi vogliamo usare questo episodio per una battaglia di riscatto di questa città, perché ne abbiamo bisogno. Io non sono tifoso, però mi sono commosso una volta, userò un termine volgare, quando qualche delinquente, perché io li definisco delinquenti, è venuto a Napoli con gli striscioni, Vesuvio, facci sognare, io ho ammirato, dal punto di vista dello studio della semiotica, la genialità di Napoli, Giulietta e Nazoccola, ho detto tutto. Che cosa hanno detto i due testimoni? Ce ne sono due testimoni, che cosa dicono e chi sono? Ci sono molti testimoni, noi abbiamo recuperato una testimonianza, ripeto, anonima, perché uno dei ragazzi che si è trovato lì, dopo negli scontri, che la cosa che nessuno ha detto, che gli scontri sono avvenuti perché Ciro è stato sparato e che prima che Ciro fosse sparato gli scontri erano l'assalto a un pullman di famiglie napoletane che andavano allo stadio. Se andate su internet c'è il video della signora che parla, dati pubblici, difenderemo Napoli. Quindi ovviamente. Due testimoni e chi sono, cosa dicono? Uno è la signora e l'altro? Altri, ci sono varie. Lei ha parlato di una persona che ha visto la pistola? Sì, uno dei testimoni si è trovato la pistola in testa inceppata. Quindi Ciro sarebbe intervenuto per difendere questo pullman assaltato? Sì, ci sono già, questo è pubblico, se andate, io l'ho visto sul sito web del Mattino, penso che è girato su Facebook, l'ho trovato ovunque, la signora spaventata che parla. Grazie mille. A voi.